Ci troviamo direttamente nello spogliatoio della Spes Hyundai Belluno in compagnia del capitano. Ciao Veronica. Ciao. Allora, come mai siamo qui? Lo sai, vero? Siamo qui. Siamo qui perché vogliamo fare un tu per tu, un faccia a faccia esattamente con te. Allora, 10 anni, se non sbaglio, che giochi in questa società. Decimo anno, esatto. Decimo anno qui alla Spes. Sono molto fiera e contenta di far parte di questa società. Quest'anno, ovviamente, il nostro più grande obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, che ci rimane sempre un pochino qua dove siamo arrivati l'anno scorso. Non diciamo dove siete arrivati l'anno scorso. L'anno scorso siamo arrivate al ritorno della semifinale playoff, dove purtroppo siamo uscite. Quindi praticamente ad una partita o poco giù di lì per salire Esatto, nel campionato esattamente, regionale. Ok. per andare in Serie D. Quindi niente, quest'anno speriamo di fare meglio dell'anno scorso, a cominciare da appunto questa partita di domenica, che ci vede nella finale della Coppa 3-1, È già una dove... partita importante, Sì, no? è già un grande trofeo, è comunque un trofeo che vogliamo portarci a casa. Sì. Ok, quindi vedo che c'è un piglio, un'aggressività giusta per cercare di fare una bella stagione. Ma dimmi un secondo, tu hai sempre giocato a pallavolo? Allora, io no, io ho fatto in realtà diversi sport. Quello che ho fatto più di tutti è stato nuoto. Ho fatto nuoto per circa 8 anni prima di provare la pallavolo. Più o meno in seconda media facevo tutti e due finché ho deciso di giocare solo a pallavolo perché mi divertivo di più, ho trovato grandi amiche, una grande squadra e quindi ho deciso di fermarmi a pallavolo. Ma l'abbiamo già detto che sei di Agordo? No, io sono di Agordo e vengo dal Volley Club Agordino, dove ho giocato i miei primi 2 anni, circa 1 anno e mezzo, dove poi mi sono spostata qua a Belluno per intraprendere inizialmente l'Under 16 e poi tutto il resto delle giovanili. Quindi una grande passione, perché vuol dire che Sì. tu da 10 anni fai avanti e indietro Agordo Belluno per allenarti e giocare a pallavolo. Esatto, Beh, non è una cosa sì. da poco. Ma io so che è anche un ragazzo, ma lui è contento di questa cosa? Lui è contento anche perché anche lui è uno sportivo, anche lui gioca a calcio, anche lui ha i suoi impegni sportivi, lui fa la domenica, quindi sabato si viene a vedere me e la domenica c'è il calcio. E quindi vai a vedere lui. Esatto. Come si chiama? Scusami, questo lui? Federico. Federico. Ok, Federico. allora facciamo gli auguri a tutti e due, ok, a Veronica e Federico, per Grazie. questa bella passione che avete per lo sport in generale. E beh, invece a te in particolar modo perché tu continui nel mondo della pallavolo. E ormai sei vecchiotta, eh. Oddio, vecchiotta, diciamo che sono molto più vecchia anche di alcune mie compagne, questo possiamo dire. No, Non sono sei. vecchiotta perché ho 23 anni, quindi Ecco, appunto, io sono... volevo farti dire quello, sei giovanissima ancora e quindi hai ancora un sacco di traguardi da poter Speriamo, realizzare. speriamo, Ok? Veronica, tanto in bocca al lupo e speriamo. Viva grazie il per lupo. questi 30 secondi a tu per tu con noi, Grazie a ok? te. Ciao. Ciao.